istituzioni, siamo molti stranieri, da fuori Italia. How many people speak in English? Hands up, please. Ok, quindi tradurremo ogni tanto qualche passaggio. Okay, benvenuti a tutti ai Lupi Pompeiani, che è la terza manifestazione che facciamo qui nell'anfiteatro di Pompei, per poi arrivare alla grande manifestazione del 28 e 29 settembre, dove vedrete circa 300 figuranti, liberatori. Quindi oggi è un assaggio delle attività. E vedrete un insieme di esibizioni legionarie, gladiatorie, e infine parleremo della Marina di Misero. Welcome everybody to Lupi Pompeiani. This is one event that brings the great event of the 28th and the 29th of September, where we have nearly 300 activities and demonstrations that will show on this day. We'll have legionaries demonstrations, we'll have militaries demonstration, and we'll talk about the fleet, the classes. 4.500 soldati che con questo rumore arrivavano contro le file nemiche. E voi in questo momento siete divisi! Applauso, grazie. Sono una decina, ringraziatelo per centinaia di legionari, per arrivare a 4.000-5.000 legionari, potete capire la forza e la disciplina della legione romana. L'ultima manovra che vi faremo vedere in questo momento sarà la testuggine. La testuggine era un modo di proteggersi sotto le mura, sotto l'arrivo eventualmente di frecce, di dardi, di lance, veniva utilizzata proprio a protezione dell'intero gruppo. Quindi immaginate, era il carro armato dell'epoca. A scuda, sei! Formale, due, ordine! Now you see the festivo, one of the most famous manoeuvres of the Roman legions. It could use under the walls of a city in case of attack, and it repaired the whole legion from darts, from spears, and from anything that could come from any direction. It was literally a tank of the ancient times. Durante la marcia molto spesso per amplificare il suono, vedete c'è il cingulum, quello che portano davanti, il cinturone con i pendenti, serviva proprio per creare rumore. E questo rumore, ripeto, provate a chiudere gli occhi e a amplificarlo per 4.000 persone. Inoltre molto spesso le insegne avevano un campanello, bell, on the flag, proprio per amplificare il suono della marcia. Questo è il tipo di volto i nemici. Tessu! Teo! Pregati! Dei! Taurus! 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 Invito il centurio a fermarsi un attimo a fare una piccola prova. Pugnate. Forza, forza, sentiamo il combattimento. Victus. Jugula! Jugula la fine. Unia!
senso. Non vi ho detto prima una cosa, questi non sono combattimenti come per il cinema coreografati, cioè non è organizzato prima, Questi sono combattimenti liberi. Loro si allenano due volte a settimana, quindi i bambini a casa questa cosa non si fa, naturalmente. Loro si allenano per non farsi male, perché le armi non sono taglienti, però sono appuntite, sono di ferro, possono farsi male. No, ovviamente non succede mai. Adesso se continui a sedare ti faccio uccidere io. Detto questo, come esprimereste voi il vostro parere? Insomma, alzate un po' le mani, fatemi vedere. Iugula! Allora, vi devo dire che non funzionava così. Plinio, che è qui, lo potrà confermare, lui scrive: quando vogliamo esprimere favore, il pollice va all'interno della mano che si chiude, un po' il gladio che torna nel fodero, no? Se vogliamo, no? Questa è una cosa molto poetica. Quindi voi dovreste fare così, se lo volete salvare. Sulla parte un po' più cruenta, Plinio, però dovevi spiegare un po' meglio, non è molto chiaro. Lui dice: il pollice va verso il basso, verso il terreno, però non abbiamo effettivamente nessuna immagine dove i gladiatori fanno così, però abbiamo immagini dove i gladiatori fanno così. Quindi, se volete, se ci pensate, siccome non c'erano i microfoni, da Colosseo, per dire, che sta a 50 metri dall'arena, fare questo e questo non è che uno lo vede molto bene, però fare questo e fare questo è molto diverso, quindi c'è una logica. Quindi, se lo volete salvare dovete fare così, se lo volete uccidere perché vi siete svegliati male stamattina dovete fare così. Quindi, if you want to save that, you have to put this or this, ok? Hands up, sulle mani. Mitte. C'è una frangia di voi che si vede già che è una mattinata non bellissima. Va bene, dai, la maggior parte li salvano. Chi è che lo stanno uccidendo? Grazie. Ok, è salvo, anche perché ci ha detto tutto, grazie. Bravi. Però allora, siccome c'è un signore che ho visto che... Perfetto. Vorremmo che venisse un attimo qui, perché se quelli che stanno prima fila sono lì, sono sempre. Allora, dice un po' di sangue, noi entriamo un po' anche. Scusatemi, nona legge ispana, ti picchierà il centurione dopo, ma abbiamo più di 20 legioni il 28 e 29, devo fare ancora mente locale, la nona legge ispana. Piccola rappresentanza di quello che era una legione, che arrivava circa 4.500 legionari. Una legione abbastanza importante, creata e fondata da Giulio Cesare. Adesso noi faremo vedere delle manovre militari che erano quelle che si svolgevano sul campo di battaglia. Scuda, grida, dai! Formale, due, spagna! It was founded by Julius Caesar, so it was quite an important part. Roman military. Now the centurion will show some manoeuvres that were used in battle. La conformazione che vedete è un contuberno. Praticamente era il numero dei legionari che combattevano fianco a fianco, dormivano nella stessa tenda, mangiavano e si cucinavano da soli. Perché non gli aveva preparato niente. The group you are seeing is a contubernio. They were soldiers that fought together, slept together in the same tent. They cooked and eaten by themselves. There was no servants, there was no man. Questa è la manovra al muro. Veniva eseguita sia a destra che a sinistra.
mentre la legione camminava, nel caso in cui avesse avuto un attacco da questa parte, i legionari si schieravano tutti quanti in questo modo a protezione sia di loro stessi che dell'insegna, che infatti vedete che è nella parte posteriore, riparata dai nemici. So, this is the wall. It was a maneuver that could happen while the legion was moving. It was a protection maneuver that could happen. Stiamo facendo girare la legione per farlo vedere un po' di notti. As you can see, as you can hear, each order is given in ancient Latin. So we are using the original language of that era. Come vedete, a capeggiare, a capitanare la legione c'era il centurio. Il centurio serviva proprio per incolonnare, dare gli inquadramenti di battaglia e di formazione alla propria centuria. Dietro c'era un altro elemento che era l'optio, che si invece guardava la retrofila, diciamo la parte inferiore della legione. As you can see, the soldier that is giving orders to the legion is the centurio, and his job was to be at the head of the legion and give orders. Then there was diciamo che ha avuto una funzione diversa, però l'obiettivo devi sempre pensare alla parte. Troppo, la prima volta va benissimo. Chi vuole provare? Vieni, vieni. Ora hai visto che lo hai equilibrato. La nave era un po' più distante. L'ultima prova? Ecco. Partiamo da qui. Se sei corso, se capite più di un pochino. Capisci il punto di baricentro qual è? C'è una mira, però miglioriamo un po' la tecnica. La gamba si alza. Le gambe devono rimanere sempre a terra. Visto che sei stato molto bravo, allunghiamoci. Vieni. Così la parabola. Sei pronto? Concentrazione. Gamba sinistra in avanti. La schiena leggermente indietro quando andrai ad attuare. La mano a sinistra. Bene. C'è. Meglio questo che questo. Ok, quindi la Maria, parlavamo di questo Plinio morì durante l'eruzione del 79. Sapete che durante l'eruzione lui cercò con le trilieri, con le navi della flotta di Roma di andare in aiuto alla popolazione, ma ahimè morì con le polveri piroclastiche. Quindi uno dei nostri eroi, noi cerchiamo di ricostruire, questa è un'armatura presa dal Museo di Salonicco in Grecia. Come vedete, tutte le armi e le armature sono prodotte da museo. E questa è una copia dell'armatura di un prefetto di Miseno. Non si sa se del primo o della prima parte del secondo secolo d.C., quindi non si sa chi appartenuta, ma i simboli che vedete, le nereidi, i delfini, che erano anche qui sui paragnati, che sono le guance, le remo, identificano la
l'appartenenza, in questo caso il delfino era il simbolo del mare e quindi della Marina di Roma. Se ci sono domande, siamo qua per voi qualche minuto, se no vi ringraziamo per l'attenzione e la grande disponibilità di voi questa sera. Grazie. Io a 20 anni circa, mentre i marinai 26 anni, perché avevano un ruolo più marginale, ormai quando nacque la Marina di Roma il Mediterraneo era un grande mare, non avevamo più grandi nemici, quindi il lavoro dei marinai era più meno violento, i legionari erano a confine, in questa parte durante l'impero, quindi i confini con la Germania erano molto caldi e quindi il pensionamento era sicuramente più veloce. Comunque un centurione bravo, valoroso, poteva avere anche la possibilità di entrare nel corpo dei pretoriani, che erano le guardie del corpo dell'imperatore, nel quale corpo entravano soltanto quei militari che avevano dimostrato di essere veramente valorosi. Allora, la signora chiede se a Biliscola, che è una frazione di Bacoli, c'era una stazione militare romana. Assolutamente sì, perché il toponimo Biliscola deriva da Militum Scola, cioè la scuola navale di Misero, i marinai di Misero. Quindi si allenavano lì, combattevano lì e creavano nuovi legionari del mare e anche di terra. Bella domanda, grazie. Altre domande? Allora, ecco. Abbiamo il ticket one che a breve verrà diciamo acceso e come la stessa dinamica di oggi praticamente. Sempre qui, ma sarà 10 volte più grande, abbiamo più di 300 figuranti, abbiamo tutto l'accampamento storico, abbiamo la didattica, qui ci sarà l'epigrafia, la metallurgia, vedete veramente Roma, Pompei, in questo caso Pompei, vive a 360 gradi, sia con rievocatori civili che militari, quindi è un evento molto molto grande, chiaramente ne avete visti 10 di legionari, ne vedrete 160, quindi sarà uno spettacolo molto molto grande. Sì, ora ci tratteniamo qualche secondo, se qualcuno vuole fare qualche foto, io ringrazio il Parco Archeologico di Pompei, chiaramente voi che ci avete assistito con tanta tranquillità e energia. Facciamo una prova molto semplice, prima di tutto prendiamo il pilum per farti capire la differenza di peso anche, ci vuole molta più forza, ma era anche molto più devastante. Questo qui l'obiettivo, oltre a colpire l'avversario, era anche colpire lo scudo, che una volta impizzato diventava pesantissimo. Ma diciamo il pilum, ovviamente, qui è qualcosa di più semplice, come viene lanciato il giocatore, viene messo con le mani così, o così, e viene tirato con tutta la schiena all'indietro, a seconda della parabola che gli vogliamo far fare, in questo caso abbiamo meno di 5 metri, diventa 16. Proviamo a lanciare. Questo a 5 metri, e capite al di là della bravura, che riesce a lanciare. Bisogna di voi qui, vedete? Bisogna di voi. Quando si muove. Se no io non riesco a fare tutto. Okay, facciamo una prova, come ti chiami? Carmine, hai ruolato, dove è Maria? 10 metri. Volevo lanciare il microfono. Allunghiamoci circa 10 metri. As you can see, the soldier that is giving orders to the legion is the centurio. And his job was to be at the head of the legion and give orders. Then there was a second figure on the back of the legion that is called Optio. His job was to check on the back of the legion. Chiaramente un centurione, lo dice la parola stessa, ne comandava 100. Questa manovra che adesso il centurio mi propone è quella degli onori all'ufficiale in campo. Nel caso specifico
un legatus. But your seat now is the honor to an officer. In this case, it's a legatus. Honorem, legato regioni, gladium retracto. Mirides, oro, rei! Come ben vedete, venivano portate le armi come deferenza per onore e anche lo stendardo veniva esposto in onore appunto di questa alto ufficiale che non faceva altro che andare a comandare poi l'intero gruppo della legione che nel minimo era composta da 4.500 legionari. Ci sono state legioni anche da 6.200 legionari. As you can see, the soldiers have shown their weapons and signa to the officer to pay their respect to him. You have to think that a war leader was at least 4,500 people. We have legions that were of 6,200 people. Parade dictum! Parade dictum! Adesso imparerete che cosa significa vostre spese. Now you see what this order means. La legione controlla il nemico, immaginate 4.500 soldati che con questo rumore arrivavano contro le file nemiche. E poi impressionanti siete i nemici! Applauso, grazie. Solo una decina di moltiplicatelo per centinaia di legionari, fino ad arrivare a 4.000-5.000 legionari, potete capire la forza e la disciplina della legione romana. Ultima manovra che vi faremo vedere in questo momento sarà la testuggine. La testuggine era un modo di proteggersi sotto le mura, sotto l'arrivo eventualmente di frecce, di dardi, di lance, veniva utilizzata proprio a protezione dell'intero gruppo. Quindi immaginate, era il carro armato dell'epoca. A scuda, no, dai! Now you see the testudo, one of the most famous maneuvers of the Roman legions. It could use under the walls of a city in case of attack, and it repaired the whole legion from darts, from spears, and from anything that could come from any direction. It was literally a tank of the ancient times. Davanti la marcia molto spesso per amplificare il suono, vedete c'è il cingulum, quello che portano davanti, il cinturone con i pendenti, serviva proprio per creare rumore. E questo rumore, ripeto, provate a chiudere gli occhi e amplificarlo per 4.000 persone. Inoltre molto spesso le insegne avevano un campanello, bello, on the flag, proprio per amplificare il suono della marcia. Guardate, è tutto i nemici. Tetu! No! Pregati! Dai! Taurus! 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 Invito il centurio a fermarsi un attimo e a fare una piccola prova, se me lo permette. Volevo richiamare qualche ragazzo, o qualcuno di voi, che viene a marciare all'interno della nostra testuggine.
chi si offre? Quattro persone, forza, 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 vieni, vieni. Siamo, questo è un arruolamento involontario, voi state firmando, eh? Ok, credi? Centurio guarda la sicurezza, vorrei mettere all'interno e vivere la testuggine, fare stare sotto la testuggine e capire che significa marciare all'interno. Ok? Quando li hai fermati, prego. Ora il centurione vi dirà dove mettervi in sicurezza e sarete con la mano davanti seguendo solo dove sarete posizionati. Allora, i primi due, mettiamo qua, forza, un passo, questo è il tuo punto di riferimento, poi qui. Stringeteli, fategli sentire la forza della Legione Romana. Guardate, attaccuto! Quattro alla volta, se no si fa confusione. Prendete le distanze. Stringere! Forza! Spendi! Un applauso! Qualcun altro vuole provare? Forza! Portiamole, loro, le bimbe? Veloci! Aspetta, centurio! Cambio! Cambio! Lasciamo anche gli altri la possibilità di godere in questo momento! Forza! Grazie! Veloce, veloce! Legionario, veloce! Dentro, infilalo dentro! Grazie, un applauso al Centurio che ha gestito in sicurezza i nostri ragazzi. Ecco, chiedo al Centurio un legionario per far vedere le armi e chiudiamo questa seconda fase, partiremo dalla terza. Un legionario volontario, lo stesso Centurio, non è un problema. Le armi adesso le compareremo, perché dopo vedremo la flotta di Misera, cioè i Marines di Roma, quelli che combattevano sulle navi, erano quelli in blu, lo abbiamo precisato prima. Ma analizziamo velocemente nel dettaglio le armi. Il legionario di terra, con il quale combatteva a terra, aveva una lorica segmentata, come vedete, in ferro, aderente, che difende tutta la parte del torso e delle spalle. In più ha uno scutum, che è circa 7-8 kg, quindi viene manovrato con il polso rispetto al cavaliere medievale, che avete visto con gli scudi in braccio, qui viene mosso con, ce lo faccio vedere, ecco, e tutta la forza nel polso. In cada ramo ci sono l'orica segmentata, in casa col gladium, and then we have the scutum, the shield, that was manoeuvred only with wings, so only with your hands, not with your arm as your soldiers. Le armi, abbiamo il gladio, che era spada molto lunga, viene utilizzata molto punta e taglio. Vi immaginate nella grande confusione e nell'avvicinamento dei legionari vicini tra di loro, ecco, il momento per colpire non era quello che distinguiamo in ambito medievale, ma
era proprio di punta, taglio, e ruotavano i legionari in modo tale che la seconda fila rimpiazzava la prima per dargli maggiore vigore. E lo scutum che proteggeva quasi tutta la parte del corpo, quindi la gamba sinistra era in avanti, la gamba destra indietro. Ma il legionario aveva un'altra arma importante, portiamo il pilum. La grande forza dei legionari era quella del lancio di questo, chiamiamolo giavellotto, in realtà il nome tecnico è pilum, dove aveva una parte in legno e una parte in ferro, come vedete. Veniva prima di attaccare, quindi di avere corpo a corpo, si lanciava nelle file nemiche e un pilum che arrivava su uno scutum chiaramente creava un peso enorme. Creando peso, l'avversario era obbligato a lasciare lo scutum e quindi ad avere corpo a corpo con il romano. Addirittura con la riforma, questo lo traduciamo velocemente, con la riforma di Mario, dei perni all'interno veniva uno dei due, veniva già rotto, in modo tale che si potesse rompere al momento dell'impatto. Perché? Perché sennò, se fosse stato ancora sano, sarebbe stato riutilizzato dalle forze nemiche. Radius, as we said before, was a short sword at the one hand, with one hand, and it was used also by cap and by team. And we had a rotation of the lines, the first and the second line alternated themselves, so the soldiers could rest. And a second weapon was the pilum, that's a sort of spear, and it has a part in wood and a part in iron. The spear in a scutum was really heavy, so it forced the adversaries to drop their shield, and so they were defenseless. Ok, adesso salutiamo la nona legio ispana. E sono legionari che girano tutta Europa, sono veterani di Nimes. Nimes in Francia, un'altra grande arena. La nostra nona ispana è protagonista. Noi italiani siamo protagonisti anche delle grandi manifestazioni straniere. Ora passiamo alla terza fase, che è quella navale. Siamo a Pompei. Voi sapete, l'eruzione del 79 d.C. ha creato una tragedia immane. In questa tragedia si è evidenziata la figura di un uomo, Plinio il Vecchio. Plinio il Vecchio era il comandante della flotta di Miseno. Miseno è una città a 15 km da qui, dove c'era l'80% della flotta romana. Quindi le grandi trileme, le grandi navi, erano a Miseno. Faccio la traduzione, sennò poi... Ok, so we know that we are visiting because of a tragedy, eruption of the Vesuvius on 79 BC. And one figure emerged in this tragedy, it was Plinius the Elder. And he was the head of the classis Praetoria Misenensis, that was the fleet, one of the two main fleets in the Roman Empire. It was the 80% of the Roman fleet, and it was in Miseno. It's a city 15 kilometers north from here. And he tried to bring here his triremes to try to save as many people as possible. And he gave his life in this quest. I legionari avevano il pilum, ma i marines, la flotta di Miseno, aveva i giavellotti. Prima di attaccare, o nave contro nave, o attaccare sulla terraferma, lanciavano il giavellotto, che era molto più leggero. Tra l'altro il nostro Plinio il Vecchio ha scritto un trattato che si chiama proprio Lancio del giavellotto a cavallo, quindi erano molto utilizzati perché molto leggeri, erano anche molto, molto lontano. E ora vediamo qualche ragazzo che vuole provare con noi il giavellotto.